Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio, ovviamente un nuovo video recensione. Oggi siamo qui a provare un pochino di prodotti. Allora, io la sai che ti direi di partire un attimo da questo. Perché Sì. siamo in questo momento facciamo uscire dal frigo. Ok. Allora, sto parlando di un Oreo Cake della Cadbury che ci ha accompagnato in tutto Collaborazione, in sì. collaborazione con la Cadbury. No. Comunque, devo dire la verità che Cadbury è stato il marchio per eccellenza in ogni nostro video, Sì. recensione Però si chiama assaggio. Oreo Cake, quindi penso sia Oreo che la collaborazione con Cadbury. Ok, eccola qui, sì, perché sta soprattutto Oreo, cioè come cosa principale. Ok, Sempre due assaggiamo. pezzi sono. Ma non lo so, penso che sia io. Comunque è così, È tipo sembra tipo un una Kinder Kinder Bueno. Delice. No, Kinder Kinder Bueno. Bueno. Poco latte, cioè poca crema, penso che sia la crema degli Oreo. C'è di cacao, polvere di cacao. Mi sa che sembra Kinder Delice. Ah, Kinder Delice. Però ci fa si molto. sente un po' così. Si sente il sapore di Oreo, che è proprio la base che si sente. No, però bella novità. Molto da Kinder Delice. Però si sente troppo quello che non mi piace. Si sente troppo Giusto. l'esterno, cioè troppo cioccolato. Non si sente tantissimo bene la crema all'interno. Io avrei puntato un Sulla pochino di crema. più sulla crema, infatti, forse uno sfato un pochino più spesso, Però tutto ecco. No, però sommato tutto sommato è buono, un po' troppo dolce, veramente, troppo troppo, stucca. sufficienza, penso che vada bene. Del 6. Sei sufficienza. Ok, vai. Hippo Poi Happy. Hippo. Happy Hippo, vabbè, Ma che alla cosa? fine cacao. Kinder Ah, Happy ok, quello. Hippo. Eccolo qua, vabbè, il must proprio per la lucciola. Cioè, veramente. Mancato? Madumbo, madumbo, eccolo qui, il nostro bimbo. Raga, qua non ci prendete per Ma esempio, no. stavo perché Cioccolato. cacao un po'. Buono. Buonissimo, Grigori. Buono però. Vabbè, l'altro nocciolo è più buono, però sinceramente mi aspettavo molto di peggio, mi aspettavo di sentire un retrogusto di cacao molto più. Quindi il tuo voto? 6. No, io gli do qualcosa in Efficienza. più, 7,5, mi è piaciuto tanto a me. Ok. Ok, promosso. Allora, ma ci sono due bombe che io sinceramente non ho mai visto, proprio in giro non le ho mai viste, però parti dalla meno bomba. Lion al cocco. Devo dire la verità che questo è stato proprio l'episodio cocco, pure il Sì, precedente. infatti. Lion cocco. Ovviamente pure il cioccolato bianco e all'interno c'è la crema. Quanto bombo. Ovviamente, però l'odore non mi piace. Ovviamente raga, un po' schiacciato, un po' così. Cioè, Deforme. fate caso, vai, compilo. Vabbè. Ma dentro che c'è caramello Ah, non so, sì. Come e sempre. biscotto. Sa di burro. No, mi cocco, mi sento male. Sapete cosa mi ricorda? Il bolero a cocco. Mi ricorda questo, mi ricorda. No, non mi Wow, piace però non proprio. mi ci è rimasto male. Non lo aspettavo io. Già dall'odore. No, io da pure io dall'odore ho detto questo. No. Tre. Cocco proprio chimico, proprio Non si sente non proprio, c'è cioè, proprio si niente. sente ma è chimico, proprio assai. Due. 2,5. Acqua, acqua. Vai, fammi vedere. Della Cheerios. Mamma mia, i miei preferiti. Adoro della Nestlé Honey Cheerios. Speriamo bene, anche se penso
cioccolato bianco. Yankee Candle. No, era. Che carina. Ok. No, vabbè ragazzi, le amate. Questo è buonissimo. Allora, però aspetta, neanche gambo. Non so se la colpa è stata mia. Nel senso che perché l'ho messo in frigo. Perché essendo che c'era il miele, tutto qua non ce lo troviamo, ce l'abbiamo tutto disintegrato. Si è fatta la limolla. Perché non sono croccanti sopra i cereali. Però si sente il sapore dolce. Allora, devo dire la verità, forse la consistenza è stata colpa mia perché l'ho messo in frigo. Però non è male. Questo croccante è la fine del mondo. Sì. Cioè, che sono, si è persa la croccanza. Esatto, si è persa la croccanza, però alla fine è dolce ovviamente, perché già questi cereali a prescindere sono dolci. Sì. No, vabbè. Questo è tutto. Però... No, invece 7,5 io lo do. 7. Sì. Sì, anche. Perché secondo me se non l'avessi messo in frigo oggi non ci potevo mangiare. No, sarebbe spoilerato tutto. Quindi però è buono. No, è buono, sì. Ultimo snack salato. Questo lo trovate anche come l'altro snack salato nei supermercati. Sì. Però raga, l'ho dovuto prendere perché sono due snack salati, ci devono stare un piacimento. Troppo dolce. Come li concludiamo questi video assaggi? Senza qualcosa di salato, ed eccoli qua. Proprio piccolina, 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 come bestia. Ne provando nel video i... tipo Fonsis. Carne Fonsis, sì, sì. Paprika, salati preziosi, gusto paprika dolce. Le gustose sono senza glutine. Normale, sì, però sure. È come tipo quando mangi cose dolci e poi devi bere uguale. Belle croccanti. Non dire la verità, però preferivo quelle dello scorso video. Però comunque no, forse tra le due anni. Che se ne figlia. Sono io. No, però ci voleva, eh. Vabbè. Non so di tre. Sono patatine, ne sono sempre buone. Ok. Vai. Questi video recensione, questi video assaggio insieme. Non riesco a parlare perché è da più di una settimana che non registro video, quindi mi sento un po' impacciata anche io. Però della verità ci voleva questo video, sicuramente indipendentemente vi piacerà. Sì. Perché me li stavate già richiedendo, Giulia dai portaci video con tua sorella eccetera eccetera. A parte che ci dovrà uscire anche questa settimana sicuramente anche un video mukbang, ci organizzeremo un po', vediamo un po'. Quindi noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!